te va là, o te va alla CT, con San Valerio. E giuro che mai il cabaret fu più vero di quello che ti può trovare in un autobus. La gente che pensa che l'autista sia un robot che non sente gli avvisi, gli si confida. Mario, Mario, levi una curiosità, ma tua moglie come la sei in vita? Cos'è vuoi che ti dica? Più di qualcuno me ne parla bene, qualcun altro me ne parla male, no, capisco, capisco, sì, sì, beh, le vecchiette incazzose con l'ombrella che le tegli in brio, capo, capo, c'è questa piazza Goldoni, no signora, questa della mia schiena se la permetti, bellissima sentirla, vederla, la gente vive in azione ragazzi, quando, che capita che ti guarda certe robe, che dicono che sono là che le guardo, ad esempio, la 30, in via via, strada stretta, auto posteggiate da una parte, auto posteggiate dall'altra, tutte le volte che te passi sei sempre un'ora in seconda fila davanti all'osteria degli istriani, le prime volte mi ricordo mi incazzavo, no? Pi, suonava, il matto non ti dà neanche per cui gli è dentro che fa la sua amore giapponese, pensiamo già all'amore giapponese di Trieste, cosa mi piace, e se metti davanti dentro, a chi tocca? Sa mai a chi che tocca? A chi tocca? Tocca a te. Tre, prima che pensa, tre, di sempre tre, ma era, ma è bello il secondo, i tuoi tre, più i miei due, aria, dei ragionamenti psicologici finissimi, ma è una paura, mi si fa la sua amore giapponese, mi si vede il suo ottavo, e ti sono fuori, in ritardo, e viene fuori, Minotta! Ti rompi i coglioni! Ma è tuo male! Ti ce la vuoi? Tanto che le ultime volte, perché non mi cantava neanche più, arrivavo, mi fermavo, sudavo il motor e allora cominciavo a finire e detto io, dimo avanti! Sei il sol che mangia le ore! Non posso, c'è un'auto che finisce il passaggio, c'è sempre uno, il coraggioso, la che dà chi dentro rispondo mi cosa rispondi more sempre è il coraggioso che non vuole rispondo mi cosa rispondi che sei bei ti te vate mi ricordo con la linea 23 verso la grande motori ogni volta che a Trieste piovi mica tanto un quarto d'ora tutte le acque del Giurbano tutte là sotto, sotto le arcate di fronte al Domio roba che se ti rivolta a versare il marciapiede o te son Maiorca, che ti vai in apnea, ti ha bisogno di fare là, o te son Menea, che fai 3.000 metri fino a Carezzana del giorno di o te aspetti l'autobus. E qua. Corriva l'autobus, sembra l'Overcraft del Lignano, mio padre. Da 32 metri di gittata. Castanettiolina, e chi lo vede il matto fermo? Meno l'ho visto sicuro, si è spostato di un metro, per capirà, che sono passato lì che ho fatto la prova a Ghibricio. L'ho visto lo specchietto, la Madonna, Tommaso adesso una bestemmia anche la mare, anche la Gioma, ma io non l'avevo visto, Che veramente è una tormenta del Dio. Comandante! Con le tisere, con anche la matricola del posso imbarcare! Che il suo aglio porta, La gente con la sua mattina! E infatti, andiamo a vedere che ti capita per vincere. Se loro siete esperti, ecco, una roba, la linea 19, che ne sia una ogni 7 minuti secondo il stabilito orario. Ti provi ad aspettare la 19 quando che te ha bisogno. Non le passa mai. Tutte di là le passa. 4-19 qui dall'altra parte. Dalla tua parte tutti i numeri più strani. La 37, la 40, dove va? La 40, te vedi sul Trieste, Domio, Rivio, mi la colpisce. Se uno non aveva profumi, sarà anche paura, ma la 19, niente. Dopo quattro autobus, che non sei la 19, con se vuole il semaforo di Piazza Garibaldi, dice il quinto, cioè, per forza. E allora che si diventa prepotenti, non scende il marciapie. Guarda quale autobus si avvicina. E allora si accorge che quello che lui pensava era un 1 o un 4, e quello che lui pensava che era un 9 o un 0, allora si assiste al famoso effetto moviola al 90° minuto. Però così, quando le cose rallenta, tira su il piede, si grattano lì e si volta.
E ti vieni ancora da sotto le scalette di via d'Annunzio, Seferini. O se no il semaforo fa le acque del Giordano, sul serio. Se auto non le te lascia passare, ti cerchi di rubar un matto mi da dentro con specchietta alla viota, che non posso andare. Bibi! Matto per il finestrino. Ciappa! Guarda che roba, c'è tutta la vo... Seferini, vieni in poro, non sono il semaforo di piazza del Perugino, non gliela fermo lì al semaforo rosso. La Madonna, che ho aperto tutto finestrino, dico, mona! Coste mega fatto i corni! E allora mi ha detto cosa pretendevi che ti sia fedele tutta la vita? Le risposte che ti c'è quando seguivi. Prima di andare via, quando mi ha dato il bonora. Devo spiegare adesso, in termini tecnico, che il bonora della prima uscita dal deposito del Brometto alle 5 di mattina, che va a ciò quei disgraziati che fa il turno delle 6. Che se immagini alle 5 e un quarto di mattina a Borgo San Sergio. Ora che per antonomasia viene definita l'ora degli zombie. Sì, te vedi stimati, cammina così va. Sì, che pensi che la sera invece che le coperte che rimboccano lapide, se te che poi l'elettroencefalogramma risulta piatto fino alle 9, te li trovi là così tutti. Nove monta su uno con un sacchetto in pinta plastica nera, un maleodorante, pieno di scovate. Mi lo guardo e dico, capo, costa la porta le scovate, l'autobus oggi. E la marenda dove l'ha commessa? A quelle grandi mattine, le confusioni che si crea, capisci? E poi, non è da tenere un poco conto l'intellettualità che c'è. Oh, a Trieste c'è un'intellettualità sugli autobus, con la dirigenza, ma già il fatto stesso, che a me personalmente mi ha dispiace, non tanto per la perdita dei posti di lavoro, che dopo li ha prepensionati e tutto quanto, ma il bigliettaio, in effetti, faceva un po' da filtro, da trade union tra l'azienda e l'utente, diciamo. C'era un palazzo di batte, visto che leggi sul piccolo, e bastona l'autista, va direttamente, ma la statale lo bastona tranquillamente, almeno prima di arrivare altro che li bloccava un po', anche quei potenti, che se ricordi i famosi, quelli. E allora, quando parti sto condotto, per soldi, E il bigliettaio, Mario, potremmo andare che l'ultimo stronzo mi arriva da dentro, e scambi di battute, ma ieri, chi se parlava fra sé, la gente montava sulla Maria, buongiorno, come adesso a Mario, ancora l'artrite, è un po' come la caprofà, gli si dà, gli era proprio una persona, un umano, un'amicizia, adesso gli ha messo una settica macchinetta che si chiama obliteratrice, più difficile non le può trovare, capisci, obliteratrice, è solo che mette un cartellino c'è scritto, pensa, l'utente, una volta salito in vettura, è obbligato ad obliterare il documento di viaggio, cazzo, più difficile non lo poteva fare. Scrivere il passeggero deve timbrare il biglietto, ma cosa c'è mondo? No! L'utente deve obliterare il documento di viaggio. Che gli capiti su ste donnette de Carezano, de Bognon, che le uniche parole d'italiano se o tu vuoi per tua, le conosci, no? Quella famosissima. Sì, che Zappa di Luch. E che gli vedi su Burri, il famoso controllore bordello, l'unico al mondo che non occorreva la divisa per lui. E da un testone di morto si grande, con i capelli bianchi, baffi neri al grado, mi ricordo ancora che guidavo io la gente che cuccava fuori, diceva, io ero il mona, la timbra, dei timbra, ma cioè, roba che negli ultimi tempi era costretta a scondersi dietro i portoni, ormai, per beccare qualcuno, non beccava nessun più, no. Si scondeva dietro il portone, aspettava appena si vedeva le porte, te lo vedevi, sacche, Miami Vice. E che le capiti questa donnetta de Caresana, lui in borghese, che si immagini, se signora scusi lei, ha obliterato? E si era conciotto la rimonata, cos'è? Dice poi stamattina, io sa, ho obliterato. Signora, io le chiedo se lei oblitera regolarmente. Proprio regolarmente no, che avevo 3 giorni di ritardo sto mese, dottore. Però dopo mi dice, sai, signora, il biglietto, per l'amor di Dio! Mi leggo il primoschino, leggo il piccolo e il bingo, non so come mai, chissà che cazzo è a capire da le confusioni che si creano. E poi, più vicino che ha messo un altro cartello, che c'è anche quello tutto un programma, articolo 37, regolamento tranviario, regio decreto, pensa, regio decreto 1938, gli ubriachi molesti vanno fatti scendere a quella notista, poiché... Guarda, non mi sa che simpatici, dai. Questi imbriagli che si mette davanti al parapetto e ha detto, capo, dove smonto mi? Sono diventato il mago Zurlini, no? Dove smonto mi? Costava anche sappia meno che la smonta lei.
cosa capite, sono più imbriaco del mio oggi, Se le piani dei simpatici, capisci? Dica certe uscite sette volte, con Devo divento un poeta, fra me e Dante c'è una gancia, una gancia. Dante cosa il faceva? Scriveva versi divini, e mi vedo quindi diversi, certo, addirittura ribalta le frasi alla Rembrandt, brevissime, e poi se fa festa a scrivere gli ubriachi volete l'hanno fatti scendere la cura dell'autista poiché dannosi, e se mai che sono 1,65 m, no? Che capita sti fortuete, c'è paura a guardarli poi. Dica un'altezza media di 3 compagni e mezzo, dica ste manazze come badilite che le misure a mettere i quadri, che se mai la signore senta, lei è ubriaco e a termini di regolamento io la invito a scendere. Ciao, non stai mona, ora che mi non paga, se non te va via di qua te dà un papin di ribalto. E te lo dà, non sai che lo prometti, va, hai gente di parola, e te vuoi che mi vada a rischiare, per amor di Dio. Lo cucco di specchietto laterale, ma speriamo che non parti il mona. Speranza regolarmente delusa, perché io il mona comunque non fatto, specialmente il covid tutti quanti sentare luce e lungo in pie, è un po' quella tema, ti aiuto un po' con rimantenirla, ma dopo non le vuoi più, dopo... Aili, aili, tutti sentai comodi signori, e l'uomo che lavora in pie, Bigliacchi, Bigliacchi, costeri di TV se mora, guarda che con la spudaccia te vedo ciò, e con la scoresa te suo anche, costeri di pappagai, mi dà una piada in bocca del spago di piastrene ciò. Ai la era la di Pantigana, vecchia. Non la tenia anche a strapica, ciao. Era un occhio tanto bel che quell'altro si è incanta a guardarlo. Bruta! Hai la che zappe le pieghe, ragazzi. La dai pieghe che fanno cani a cuccia. Signora, per trovare il numero delle scarpe, cosa che vuole il prefisso per lei? La zendata all'istituto di Belissa, i ragazzi chiusa 4 ore e un quarto, mi ha fatto pena il preventivo, cioè. Brutta pandigana, vergognite, ora che cul vaso, cioè. Quella sera mai fiera se manca il bidet, pandigana, con i laveri dei sorsi che se lampica sulle careni, cioè. Stia zitto lei. Ubriacone! È vero! Ma mi domanda balla la me passa, ti è brutto da resta tutta la vita della capire! E li vedi che ridi qua sulla destra, ma io me ne capì! E qua sulla sinistra dei stronzi, qua la destra, ma la media sinistra stronzi, sono signore piccolo moro, capelli ricci, occhi inutili, sapete dice, di come sto a mettere? Di offendere i passeggeri di questo autobus! Uio! E chi te son ti? Io sono un galopiniere, allora ti devo sentare del qua o de là che ti sono sempre ben piazzato.